fatto il riscaldamento, siamo entrati e eravamo rimasti un po' sulle gambe perché erano 20 minuti che eravamo dentro. Dal riscaldamento all'inizio della partita. Poi abbiamo carburato partita facendo. Avete avuto qualcosa, perché il Barletta onestamente ha avuto almeno 4 palle gol, belle palle gol. Avete temuto in quel momento? In quel momento tu che hai pensato? No, temuto no, comunque sì, c'era una piccola preoccupazione, perché comunque credo che il Barletta sia una delle migliori squadre di questo campionato, anche se la classifica li condanna. Si sono comportati bene tutto il primo tempo e la prima parte del secondo tempo. Poi siamo usciti fuori noi con il nostro carattere e abbiamo messo il Barletta lì e siamo andati a casa questi 3 punti. I risultati della giornata dicono che adesso è un duello soprattutto Latina-Avellino, anche se rinviene bene il Perugia che ha sconfitto la Nocerina. Sei d'accordo? Sì, è un risultato importante quello del Perugia con la Nocerina. Noi la lotta la facciamo su noi stessi, la corsa alla Serie B è su noi stessi, non guardiamo l'Avellino, pensiamo a fare partita dopo partita, adesso ne mancano 8, abbiamo questi 2 punti di vantaggio, cercheremo di allungare quanto più possibile, sappiamo che adesso dobbiamo affrontare il Frosinone, il derby, è una partita comunque importantissima e lì avremo la possibilità comunque di far vedere questo mattino al te e sarà fino all'inizio della giornata. Vorresti giocare la partita da Paganese? Io vorrei giocare tutto, però c'è Mister che decide, io ho dato la mia disponibilità, credo di essere fatto trovare pronto. E se ci sarà bisogno io ci sono. Mi fai un confronto tra queste due presenze, Nocerina e oggi? Nocerina è stata un po' più, tra virgolette, sofferta, perché entrare a partita in corsa non è mai facile per un portiere o per qualsiasi altro giocatore. Oggi ero più sicuro, più tranquillo dall'inizio, perché facendo un riscaldamento completo, avendo comunque avuto la possibilità di mentalizzarmi sulla partita, ero molto più tranquillo e molto più calmo. Certo, non ho i 90 minuti o, come si vuol dire, le distanze, perché non gioco tutte le domeniche, però ho un buon preparatore dei portieri, che è proprio questo che non mi fa mancare, le distanze sul campo e i tempi di reazione.